Il Brindisi giocherà in casa la gara con la Juve Stabia. Il Franco Fanuzzi sarà consegnato alla città e alla squadra il 4 ottobre. Né certo l'assessore allo sport, Gianluca Quarta, che prova a spegnere le polemiche sulla questione. Quarta ha anche ringraziato il presidente Daniele Arigliano, che ha duramente attaccato coloro che negli ultimi giorni avevano criticato l'operato delle ditte e degli operai. Il termine contrattuale previsto per la consegna del Franco Fanuzzi è per il 4 di ottobre. Io ringrazio tutti i tecnici e tutte le aziende che comunque in queste ore stanno lavorando alacremente. Ovviamente voi capite che un appalto del genere, una lavorazione del genere da terminare in così poco tempo è davvero forse da Guinness dei primati. Ci stiamo provando, probabilmente sicuramente ce la faremo. In queste ore si sta già procedendo a ultimare la fase del campo, si sta posando la sabbia, quindi diciamo nella giornata credo di domani, al massimo dopodomani, si potrebbe già iniziare anche a posare il manto erboso. Si stanno facendo gli straordinari, si sta lavorando H24, perché voi capite che questo è un appalto che normalmente avrebbe avuto bisogno almeno tra progettazione, cantierizzazione, affidamento dei lavori almeno di un anno e mezzo. Credo che, voglio essere ottimista, riusciremo ad avere sicuramente il campo per il 4.